Ciao Vito, un saluto agli amici di Italia Football Club da Beppe Marotta. Il viaggio di Italia Football Club nei luoghi dove i sogni diventano realtà. Dove i bambini sono cresciuti con un pallone tra i piedi e sono diventati uomini giocando a calcio. Tra gol, ricordi, aneddoti, piatti della domenica e sapori scoperti in mezzo a monumenti, campanili e impianti sportivi. Ad accompagnarci in questo gustoso cammino, Vito Romagnello, giornalista sportivo che gioca in casa in ogni trasferta. È lunga una cinquantina di chilometri la via per sole automobili che collega Milano con Varese e Lago Maggiore. È il conte di Lomnago, Piero Puricelli, ad avere l'idea dell'autostrada, dove non possono accedere carrozze, biciclette e pedoni, a pagamento per sostenerne i costi di realizzazione e gestione. Il 21 settembre del 1924 è inaugurato il primo tratto della A8, oggi chiamata anche Autostrada dei Laghi. Ad ogni uscita ci sono riferimenti interessanti per gli appassionati del pallone, per chi la percorre inseguendo il sogno bambino di diventare calciatore, per i tanti tifosi che vanno in trasferta, per le squadre che raggiungono lo stadio dove dovranno giocare. Seguirle significa anche avere l'occasione di conoscere un territorio nuovo e gustarne le specialità locali, all'insegna del genuino calcio, pane e salame. Mettetevi comodi, si parte! Chi arriva a Milano dalle autostrade A7 Genova, A1 Napoli e A4 Torino e vuole raggiungere il polo della fiera deve prendere la tangenziale ovest in direzione Autolaghi, da molti considerata la prima autostrada del mondo, e poi uscire a Rho. Il decimo miglio lungo la Mediolanum Verbannus, la strada romana che da Milano portava al Verbano, e punto di sosta dell'esercito, dove nasce uno dei centri abitati più antichi della Lombardia, Rho, con la H in mezzo, che lo distingue da Rho, frazione di Riva del Po, in provincia di Ferrara. Qui, nell'autunno del 2005, è inaugurato il grande polo della Fiera di Milano. Uno dei piatti tipici è l'anatra con la pesca, frutto che in Cina considerano simbolo di immortalità, e la squadra di calcio, nata nel 1932, ha anche conosciuto il professionismo. Io ero in C2 a 16 anni, quindi ho fatto quello che era il mio primo sogno, che era il calcio, e da quello ho comunque imparato un po' di quello che c'è bisogno nella cucina, nella formazione del gruppo, nella formazione delle regole, nel dare delle regole, nel seguirle. Italia Football Club, grande scelta, devo dire che avete messo insieme quello che è il cibo e quello che è lo sport, che sono gli unici due ingredienti che salveranno l'uomo. Bravi. Il cuoco Davide Oldani, allievo di Gualtiero Marchesi, è l'inventore della cucina pop, quella che esalta le materie prime, facendo diventare prelibate e ricercate ricette all'apparenza semplici. Passata la barriera dell'autostrada di Milano Nord e imboccata all'Autolaghi, la prima uscita che si incontra è l'Ainate Arese. Benvenuti in Alfa. Il Museo Storico dell'Alfa Romeo ricorda che Arese, borgo che prende il nome da una nobile famiglia milanese, dal 1963 al 2005 ha ospitato il più grande stabilimento della casa automobilistica, che nel 1925 ha vinto il primo campionato del mondo della storia. Confina con l'Ainate dall'Adin, che significa terreno arenoso ma fertile, zona dove le antiche cascine oggi sono aziende agricole nelle quali gustare prodotti della campagna come spezzatino e stracotto di manzo. Il piatto che mi riporta a casa non me lo scorderò mai. Quando tornavo a casa è il piatto che mi faceva mia madre, che praticamente era cotolette e patatine. Quando ero bimbo io l'unico pensiero mio era divertirmi, giocare, tanto è vero che fino a 14 anni non ho mai avuto il pensiero di diventare calciatore o di fare chissà cosa. Mi divertivo, andavo al campo, giocavo con gli amici. Quando non giocavo con gli amici, giocavo a casa
sotto casa mia, contro il muro, mi divertivo a tenere la palla a terra, la palla mezza altezza. Tutte cose che ho imparato, che poi alla fine mi sono reso conto che sono quelle che mi hanno permesso di diventare quello che poi ho avuto la fortuna di fare. A Lainate è nato Moreno Ferrario, difensore del Napoli di Maradona che vince lo scudetto nel 1987, stagione nella quale segna il suo unico gol su azione a Torino, in casa della Juventus. Ha chiuso la carriera di calciatore nel Saronno di Enrico Preziosi. Un presidente meraviglioso che era un sognatore, difatti poi è andato al Genova, ha fatto una carriera meravigliosa. E allenatore c'era prima Beppe Savoldi, una figura meravigliosa, e poi Eugenio Bersellini. E con loro abbiamo centrato una salvezza miracolosa, ma grazie anche a tutti questi ragazzi giovani. Ad esempio, adesso mi ricordo Gianluca Spinelli, che adesso fa il preparatore dei portieri dell'Inter, è stato preparatore con mio fratello al Chelsea dei portieri. Marzio, che è di Gavirate, erano ragazzi sani. Il difensore Rudy Vanoli arriva a Saronno nel 1995, 10 anni dopo il suo esordio in A con il Lecce. Per ora lo salutiamo, anche perché lo ritroveremo più avanti nel nostro viaggio lungo l'Autolaghi. Ciao Vito, un saluto agli amici d'Italia Football Club da Rudy Vanoli. La famiglia Solonius o Solonas potrebbe avere originato il nome di Vico Solomno, sulla strada di collegamento tra Milano e Lugano, città che oggi si chiama Saronno, in una posizione strategica per la sua vicinanza con la metropoli, Varese, Como e Monza Brianza, dove l'amaretto è un liquore aromatico o un biscotto duro, e la squadra di calcio, nata nel 1910, ha sfiorato la promozione in Serie B nel 1997. Presidente Preziosi, come è arrivato a Saronno, siamo arrivati dalla Serie D fino ai playoff in C1. Ricordo spesso le serate trascorse tra la squadra, che prima si usava di più il giovedì, era un giorno, uno dei giorni, le sere che magari dopo l'allenamento ci trovavamo e stavamo un po' insieme, mangiavamo più la pizza, ecco. Però era un modo per stare insieme, per migliorare quello che era magari il gruppo. Il centrocampista Alessandro Marzio è stato a Saronno dal 1991 al 1997, dove, partendo dai dilettanti, è arrivato a giocarsi la promozione in B, in una storica semifinale persa contro il Carpi del futuro campione del mondo Marco Materazzi. Legnano potrebbe essere stato il latifondo del ricco possidente Lemennius, che con l'aggiunta di Anum avrebbe originato il nome della città di Legnano, l'unica insieme a Roma ad essere citata nell'inno di Mameli per la battaglia combattuta tra l'esercito di Federico Barbarossa e le truppe della Lega Lombarda il 29 maggio 1176. Commemorate in un palio che si svolge tra 8 contrade storiche dal 1935, con la fruosa come dolce tipico, realizzato in perfetto stile medievale, dove la squadra di calcio indossa maglie di colore lilla, ha giocato 3 stagioni in Serie A e 14 in B, ha lanciato Gigi Riva, uno dei più forti attaccanti della storia. L'anno della promozione dalla C2 alla C1 mi hanno fatto esordire in prima squadra a 5 minuti. Ho avuto la fortuna di fare gol dopo un minuto e lì è partita la mia carriera. L'anno dopo sono andato nella rosa della prima squadra, fino a quando non mi ha acquistato il Parma. E da lì ho avuto la fortuna, grandissima fortuna, di incontrare l'allenatore che mi ha cresciuto più di tutti, che è Arrigo Sacchi. Davide Fontolan, il centrocampista d'attacco che con l'Inter ha vinto 2 Coppe UEFA e con il Bologna una Intertoto, nel 1983 ha ottenuto a Legnano la promozione in C1. I castagneti che circondano il centro abitato avrebbero dato origine al nome Castagnate, difeso da una fortificazione che avrebbe determinato il toponimo Castellanza.
città dove negli edifici dell'ex Filatura Cantoni, per anni la maggiore cotoniera italiana, è stata fondata l'Università Carlo Cattaneo. Il campo sportivo negli anni 30 del secolo scorso è stato costruito come colonia elioterapica e tra i prodotti tipici troviamo latticini e formaggi, soprattutto di capra. La squadra di calcio indossa maglie nero-verdi. È nato a Castellanza Marco Simone, attaccante del Milan dal 1989 al 1997. Con Arrigo Sacchi e Fabio Capello ha vinto in Italia e in Europa. Busto Arsizio, da bustum, bruciata in romanico, e arsizium, arida, come il suo territorio. Città conosciuta già dai tempi dei Romani per la lavorazione delle pelli, nel 500 per la produzione dei fustagni, nell'800 per le tessiture di cotone, dove le briciole si chiamano bruscitti e sono fini pezzi di carne di manzo cotti a lungo, dove il calcio arriva grazie alla società ginnastica Pro Patria et Libertate, una squadra che indossa maglie dalle strisce orizzontali bianco-blu, che ha giocato 12 volte in A e 13 in B, e che nel 2018 ha vinto lo scudetto di Serie D. Una società come questa è stata in Serie A e quindi mi raccontavano anche a me, io adesso ormai sono comunque più di 20 anni che sono stato qua, ho fatto le giovanili qua, quindi sono cresciuto qua. Poi dopo, come hai detto tu, sono tornato, io ero in Serie B a Salerno, quindi comunque ho fatto una scelta di venire in Serie D qua, una scelta di cuore per chiudere un po' la mia carriera, perché comunque mi hanno dato la possibilità di iniziare la mia carriera calciatore, a coronare un sogno, a giocare in Serie A, quindi mi sentivo in dovere di restituire qualcosa a questa società, a questa squadra. E come hai detto te, probabilmente siamo ancora un po' troppo ancorati al passato, però quando un passato è così importante, così bello, è anche difficile creare una separazione. Però è bello sentirsi parte di qualcosa, indossare una maglia che ha più di 100 anni, sono cose belle. Riccardo Colombo ha aperto e chiuso la carriera di calciatore a Busto Arsizio, dove è tornato dopo 13 anni dall'esordio per indossare la fascia di capitano e conquistare la promozione in C nel 2018. Cal Aria vuole dire terra di ghiaia e sarebbe il nome del villaggio insubre, anche se molti reperti di natura celtico-gallica rinvenuti da queste parti farebbero pensare a una derivazione legata al popolo dei Galli. Gallarate è stato un importante centro tessile e si trova a 6 km dall'aeroporto internazionale di Malpensa. I colori bianco e rossi del gonfalone si trovano nei tipici ravioli dalla forma cresta di gallo. Qui il risotto si prepara con la Luganega, gli amaretti sono morbidi e la squadra di calcio ha giocato 2 campionati in Serie B. Il risotto, perché poi dopo Gallarate c'era la festa della Giobbia che facevano la risottata e quindi il risotto, quindi quando mangiavo risotto aria di casa. L'emozione più grande della mia vita da calciatore l'ho provata con la nazionale quando sono andato a Milanello. Cioè io sono nato qua, andavo a vedere le mete del Milan, io arrivai, non ero mai entrato a Milanello. Sono entrato con la maglia della nazionale nelle stanze dove c'erano i giocatori del Milan, andavo a allenarmi dove c'erano i giocatori del Milan e per me che è tornato tutto quello che ero da bambino, perché poi ci allenavamo agli orari che mi allenavo da bambino e c'era e la mezza nebbia, era novembre, quindi tempo un po' cupo, c'era l'odore dell'erba, tutte sensazioni che avevo da bambino, quindi per me è stata qualcosa che mi ha riportato indietro nel tempo, però guardandomi ero in nazionale a Milanello. E di Gallarate Marco Parolo, centrocampista che con la Lazio ha vinto una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiana e con la Nazionale ha messo insieme 36 presenze fra il 2011 e il 2018. La Calvaria fa pensare che da queste parti ci sia stato un monastero benedettino che ha poi dato origine al centro abitato chiamato Cavaria e l'uscita sull'autolaghi per raggiungere Ierago con Orago. La Novaria Sibrium Comum, l'antica via romana che collega Novara con Como passando da Castelseprio, lungo la quale si trova un piccolo centro abitato da una comunità di pastori. E pare che ad alcuni nuclei familiari si debba il nome di Ierago con Orago, comune della provincia di Varese,
dove il dolce tipico si chiama putish ed è fatto con la polenta, dove è nato Alessandro Costacurta, bravo a giocare a pallacanestro, viene soprannominato Billy come un vecchio sponsor della squadra di Milano, ma soprattutto a calcio. Fa parte dei giovani dell'Asso di Solbiate Arno quando passa al settore giovanile del Milan. Rimane in rossonero per tutta la carriera, a parte la prima stagione da professionista in prestito al Monza. 20 anni giusti, dal 1987 al 2007, nei quali vince tutto. 7 sono gli scudetti, 5 le coppe dei campioni Champions League. Proseguendo il percorso verso Varese, sia sull'antica Novaria Comum che sulla moderna A8 arriviamo a Solbiate Arno. In provincia di Varese si trova la Valle dell'Arno, un torrente che in direzione sud scorre parallelo all'autostrada dei Laghi, dove si sviluppa un'importante industria meccanica con piccoli laboratori di fabbri che diventano vere e proprie imprese. Solbiate Arno, comune dove si producono affettatrici, è facile diventa l'accostamento con il salame prealpino varesino, dove la squadra di calcio nasce nel 1911, gioca 12 campionati di C e 9 di C2, dove sono stati lanciati giocatori e dirigenti, come i campioni del mondo del 1982, Ivano Bordon e Lelio Riali, passati dal nerazzurro dell'Inter a quello della Solbiatese. Solbiate Arno è stato il mio punto di partenza, perché io a un certo punto dal Varese, come mio fratello Paolo, non abbiamo mai avuto la fortuna di giocare in prima squadra. Io facevo militare e io ho giocato 38 partite. Il piatto è riso giallo con l'osso buco. Società dove il difensore Rudy Vanoli, che con Lecce due volte Udinese e salito in A, ha iniziato e chiuso la carriera di calciatore professionista. La casa della Solbiatese è lo stadio Felice Chinetti, una delle strutture più belle dove si è trovato un altro difensore, Marco Zaffaroni, che dal punto di vista calcistico la 8 la conosce davvero bene. Ho avuto la fortuna di giocare in 4 società della nostra zona, che sono Solbiate, Legnano, La Propatria e Saronno. Di Solbiate ricordo in particolar modo il centro sportivo, che mi aveva colpito perché, per essere in quel momento storico là, sicuramente 3 campi di allenamento, una palestra attrezzata, un campo da gara bellissimo, e questa era una cosa che mi aveva veramente colpito perché era una cosa rara in quel momento. Dall'autostrada si vede proprio all'uscita di Solbiate Arno la sede centrale di una società della grande distribuzione, nata nello svincolo successivo dell'Autolaghi, che dà importanza ai prodotti locali e sostiene le realtà sportive del territorio. Sembra quasi la descrizione del nostro progetto, Italia Football Club. Italia Football Club, il gusto dello sport. Il nome Castronno ricorda il castrum romano, parola latina per la quale si pensa che il centro abitato a 8 km da Varese abbia una storia antica. Nel comune dove il risotto si cucina con le cotiche e un imprenditore che vende vino decide di aprire un supermercato per rispondere alla domanda cosa c'è di buono oggi, il motto di quella che diventerà una vera e propria catena della grande distribuzione, creata da Luigi Origoni, grande sostenitore dello sport varesino, e oggi portata avanti dal figlio Paolo. Mio padre ci fece vivere questa esperienza tutti insieme. Tutti insieme vuol dire la famiglia, la squadra, lo staff della squadra e, come ben sai anche tu, anche i giornalisti. Credo che sia stato un modo in quel periodo, non so se diffuso, ma sicuramente apprezzato. Poi il cibo è sempre stato qualcosa che ha accompagnato non solo la parte sportiva o comunque questa avventura nel Varese Calcio, ma anche tutte le attività che abbiamo vissuto all'interno della famiglia, non solo per lavoro. Noi italiani, noi sia imprenditori che professionisti, abbiamo questa particolare capacità di essere molto concreti quando abbiamo le gambe sotto il tavolo e riuscire a coniugare quindi sia concretezza che creatività, perché idee migliori e accordi migliori spesso si concludono e si costruiscono davanti a un buon piatto della nostra tradizione.
Probabilmente da queste parti si radunavano gli eserciti, considerato che i nomi Acies e Aciate derivano dal latino e indicano un luogo fortificato. Di certo è che il feudo di Azzate è stato di proprietà della nobile famiglia Bossi di Milano, da qui il nome Valbossa, la zona dove si trova. Sulla collina di San Quirico, ai tempi della dominazione austriaca, si produceva vino. La scuola calcio ha sfornato giocatori diventati professionisti, come Mirko Conte, che è stato difensore di Inter, Napoli, Vicenza e Sampdoria. È dove ho iniziato a giocare a 6 anni, insomma, quindi sicuramente un ricordo un po' lontano, purtroppo, però legato alla mia infanzia e quindi è dove ho iniziato, e di conseguenza ho un ricordo sicuramente positivo, dove ho cominciato a innamorarmi di questo sport, insomma, quindi ho un ricordo sicuramente più che positivo. L'ultima uscita dell'Autolaghi prima di arrivare a Varese ci porta in quello che è stato un feudo della Valbossa. Zona vietata al pascolo, ingadiata, come si diceva nel Medioevo, scamnum, come in latino si chiamava il banco di sabbia. Ed ecco Gazzada Schianno, l'abitato composto dall'unione di due centri. Qui ha cominciato a giocare a pallone Gabriele Ambrosetti, attaccante cresciuto nel Varese, che ha vinto la Coppa Italia a Vicenza nel 1997 e la Coppa d'Inghilterra con il Chelsea nel 2000. Ovviamente il primo gol che feci contro il Novara in casa fu incredibile, perché poi lo feci proprio a Francosso, e questo mi portò probabilmente a farmi conoscere realmente, perché io ero il bambino, il ragazzino cresciuto prima a Gazzada, poi a Varese, che ce l'aveva fatta esordire con la propria maglia e realizzare il proprio sogno per me. E poi credo forse anche un po' di orgoglio per quei dirigenti che avevano creduto nelle mie qualità. Il viaggio lungo l'Autolaghi sta per concludersi. Stiamo arrivando alle porte di Varese. Vara in celtico vuole dire acqua, quella del lago e del torrente Vellone, parola dalla quale deriva il nome del centro abitato ai piedi del Sacro Monte, patrimonio dell'UNESCO. Varese, la città giardino per i tanti parchi che la colorano di verde, luogo di villeggiatura per nobili e industriali milanesi. 13 agosto 1943. Milano subisce il più pesante bombardamento da parte degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. È vero che Milano è una città che non ha mai tradito, però in quei tempi le possibilità economiche erano quelle che erano. Si è tornati in quel di Comerio e lì si è iniziata una nuova attività lontana da Milano, Milano bombardata, Milano dalla ricostruzione. Qui si è iniziato l'epoca della ricostruzione dell'Italia, perché gli italiani avevano bisogno anche di elettrodomestici. Guido Borghi è il figlio dell'industriale milanese Giovanni, il Cumenda, titolare della Ignis, un marchio che è sinonimo di sport. Io dico sempre che io vado a correre solamente per mangiare. Qui è una cucina tipica lombarda, salame prealpino varesino, che è straordinario, con dei sapori e dei gusti che fanno piacere. Certamente bisogna mettergli di fianco un buon vino. La famiglia Borghi ha sostenuto lo sport varesino portandolo a livelli mai raggiunti prima e dopo. Nel 1968 il Varese batte 5-0 la Juventus ed è settimo in Serie A. Giovanni Borghi è seduto sulla sua panchina ai bordi del campo. Accanto a lui c'è un giovanotto appassionato di calcio. Marotta, che stava sempre vicino a mio padre e che quando faceva caldo sulla panchina dietro la porta gli prendeva il cappotto e lo metteva negli spogliatoi. Questo gli è servito tanto. A 19 anni Beppe Marotta è responsabile del settore giovanile del Varese. Comincia così il suo percorso nel mondo del pallone, un tragitto che lo porterà a diventare uno dei più importanti manager del calcio italiano. Non avevo trascorsi da calciatore, quindi quando ero ragazzino, dopo gli elementari, davo una mano ai cosiddetti magazzinieri dell'epoca, ma era più che altro un ruolo
comprimario di mascotte che si conciliava col fatto che potessi entrare nel vivo di quello che era il laboratorio di quel Varese, quindi partecipare agli allenamenti e alla vita della domenica. Poi invece, finito il liceo classico, ho avuto il primo incarico nell'ambito, diciamo, dirigenziale, essendo poi responsabile del settore giovanile, e quindi tutto un susseguirsi di incarichi diversi che mi hanno portato come prima tappa a svolgere le mansioni di direttore di una squadra professionistica, e quindi direi è stato sicuramente una gavetta importante. Il gusto dello sport. Varie tipologie di risotti, ecco, il risotto è un piatto che magari si trova difficilmente in altri posti e che quindi così mi rendono un attimino più attratto da questo gusto. Andare allo stadio è un rito collettivo, dove la passione per la propria squadra diventa occasione di incontro, come accade sul campo di gioco, per condividere momenti ed esperienze, creare ricordi, persino della tavola. E organizzare una trasferta spesso significa prenotare un posto dove fermarsi a pranzo o cena. Il parmense Giuseppe Verdi, uno dei più grandi operisti di ogni tempo, considerava i piaceri della tavola come opere d'arte e il suo piatto preferito era il risotto. A Varese, la terra dei Sette Laghi, il risotto si prepara con il pesce persico, piatto dalle origini povere e dal gusto delicato. Lo proviamo a Luino, dove la squadra di calcio è arrivata anche in C. Partiti da Milano abbiamo percorso la 8, l'Autolaghi, e da Varese abbiamo raggiunto la costa fiorita del Lago Maggiore. Il viaggio di Vito Romaniello, dietro un pallone che rotola, continua.